Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, benvenute in questo nuovo video. Allora, oggi siamo insieme per fare un video che mi hanno anche richiesto e che non vedevo l'ora di fare, anche se vi avviso già, non mostrerò tante cose in questo video, ma vi parlerò di un po' di cosine. Questo infatti è il mio video dei consigli sui regali di Natale, quanto più possibile ecologici, e zero waste, cruelty free e vegan. Quindi proverò a darvi qualche consiglio sui regali che potreste fare per Natale. Cominciamo subito. Il primo consiglio che voglio darvi è parlarvi di un'azienda con cui ho avuto il piacere di collaborare e con la quale insomma ho avuto il piacere di ricredermi. Perché? Sulla quale, scusatemi. Praticamente mi ha contattato qualche settimana fa questa azienda che si chiama Swappy. Swappy è un'azienda che si occupa di iPhone ricondizionati e infatti questo è il pacchettino che mi è arrivato e tra 2 secondi vi spiego tutto quello di cui si parla. Ed è appunto un'azienda finlandese che vende iPhone ricondizionati. Questo qui è il telefono che loro gentilmente mi hanno omaggiato ed è un iPhone da 64 GB, iPhone X a colore argento, perfettamente funzionante, ed è stata una sorpresa, perché voi come sapete io ho acquistato da poco un telefono, quindi non ne avevo bisogno, però loro mi sono veramente piaciuti moltissimo, perché ho avuto il piacere di parlare con loro prima di convincermi a fare questa collaborazione. Allora, che cosa ho pensato? Ho pensato che poteva essere un regalo di Natale per una persona a me molto vicina e ho deciso di collaborare. Quindi, perché ho deciso di collaborare con loro? Perché la loro missione è molto molto simile a quella che seguo io sul mio canale, cioè cercare di portare quanto più possibile un po' di consapevolezza sugli acquisti alle persone. Quindi, perché potete scegliere Swappy? Secondo me, se avete intenzione di comprare un telefono per qualcuno o di farvi regalare un telefono nuovo, questa è una validissima alternativa. Perché loro vendono iPhone ricondizionati? Per incentivare le persone a non comprare ogni anno, ogni 2 anni, un telefono nuovo, ma a ricomprare quelli che sono già stati utilizzati e ricondizionati. Ricondizionati infatti significa rimessi a nuovo. Questo perché? Perché mi hanno spiegato che per fare gli iPhone servono delle materie prime, dei minerali molto rari che vengono estratti dalle miniere, e questa estrazione comporta le emissioni di CO2. Di conseguenza anche loro hanno un impatto sull'ambiente e quindi contribuiscono all'inquinamento. Quindi questa mi sembrava una favolosa alternativa. I loro iPhone sono ricondizionati a diversi gradi e questo è il grado A+, quello di massima qualità, e mi hanno spiegato che la loro batteria, allora innanzitutto ogni telefono esce dopo 52 step e quindi dopo averli provati ed essere sicuri che siano al top delle loro performance, e la batteria riesce ad essere riportata quasi all'80% della sua qualità rispetto all'originale, quindi vuol dire che sono veramente dei piccoli gioielli. Vi consiglio di andare a vedere il loro sito, io ho un codice sconto per voi sul primo acquisto di 10 euro che si scrive dalle balconi così, vi lascio qui sotto. Nella scatolina troverete anche il cavo per ricaricare il telefono, avete una garanzia di 12 mesi e quindi penso che sia veramente una validissima alternativa piuttosto che andare ad acquistare un telefono nuovo. Secondo consiglio che voglio darvi, questo è per chi vuole fare un regalo speciale a un nonno o a una nonna. Non ce l'ho qui perché l'ho acquistato ma deve ancora arrivarmi, ma vi metterò qui una piccola foto. Ho visto che su Amazon vendevano questo delizioso album che, a seconda appunto del nonno o della nonna, si chiama Raccontami, ed è un album all'interno del quale, se voi lo regolate ai vostri nonni, loro possono raccontare tutti quei racconti con cui vi avranno ammorbato tutta la vita e che voi tenete cari e che vi hanno cresciuto come persone, però li avrete scritti da qualche parte proprio da loro, e mi sembrava una cosa bellissima. Mia nonna in particolar modo, vissuta ovviamente nel periodo della guerra, ha sempre tantissimi aneddoti, tantissimi racconti anche sulla storia con mio nonno, e è l'unica nonna che io ho, per cui è sempre un piacere per me poterla sentire parlare, e mi sembrava carino e mi sembra carino poter regalarle una cosa del genere che lei poi potrà lasciare a noi. Quindi questo mi pare che costi sui 22 euro. Terzo consiglio che voglio darvi, questa è stata una vecchia collaborazione di cui già vi ho parlato ma che di cui sono ancora molto in hype, ed è questa qui, l'agenda ecologica. Vi ricordate che vi ho parlato di Alphabet, questa appunto marca italiana, quindi tutta made in Italy, che fa agende ecologiche, e se andate a vedere sul loro sito ce ne sono di diversi tipi. Questa in particolar modo è con la tartarughina, ma c'è anche quella con la balena, bellissima, e poi ce ne sono di diverse dimensioni. Me ne hanno inviata anche una più grande, tutta sui colori bianco e verde con gli uccellini e gli alberi, bellissima. Trovo che sia un regalo bellissimo perché queste agende sono annuali, quindi vanno da gennaio a dicembre e sono perfette per l'inizio dell'anno. Io vi consiglio in particolar modo un regalo del genere perché, oltre ad essere fatto in maniera etica ed ecologica e sostenibile, è anche un regalo molto molto
bello secondo me perché incentiva a smettere di scrivere magari sui tablet o sui telefoni, ma a riprendere un pochino più in considerazione la scrittura a mano e quindi a ritornare ad avere quel contatto con le agende che a me piaceva sempre quando ero piccola e mi piace tuttora, cerco di coltivarlo quanto più possibile. Quindi questa secondo me è una bellissima alternativa. Un altro regalo, consiglio che vi voglio dare è una cosa che anche questa non ho, ma che io per esempio ho chiesto ed è una cosa che mi ha fatto scoprire una mia collega. Allora, praticamente esistono delle carte prepagate che si possono acquistare dalla Feltrinelli, mi hanno detto, all'interno della quale si può depositare una piccola somma che la persona poi a cui la regali può decidere di spendere nel modo in cui preferisce. Allora, mi sembrava un'idea veramente troppo carina. Io non sapevo di questa cosa e ve la volevo consigliare perché? Perché quando magari a Natale chiediamo i soldini per andare a fare le spese che ci piacciono, tipo maglioni, cose del genere, cose che ci servono, ovviamente tendiamo a chiedere la card di quel negozio, soltanto che siccome voi sapete che io non amo particolarmente i negozi di fast fashion e cerco di comprarci soltanto quando mi è strettamente necessario, chiedere una carta così per me è riduttivo perché poi non mi va di usarla, quindi non la chiederei mai. La card della Lush me l'hanno regalata adesso al compleanno, quindi non ho motivo di chiedere niente che mi possa servire per il corpo. Ho pensato che una cosa che mi può servire è avere dei soldini da parte e quindi senza che mi danno la bustina con i soldi cash, avere una piccola carta prepagata mi sembra un'idea troppo carina per poterla investire in quel che preferisco, viaggi, cene fuori, ovviamente a seconda dell'importo. Quindi stavo pensando di consigliarvelo perché secondo me è un'idea veramente molto molto carina. Un altro consiglio che voglio darvi ancora, e questa è una cosa un po' particolare, di cui però sono una grande fan. Allora, ho scoperto, siccome non so se voi avete visto ultimamente sul web, ha invaso le dashboard delle persone che io seguo, questo video che mi ha veramente molto disturbato e colpito, degli incendi che ci sono in questo momento in Australia e di un piccolo koala che purtroppo non è sopravvissuto ma che durante il video viene invece salvato. E mi sono chiesta se c'era modo di contribuire, insomma, quanto più possibile ad aiutare queste persone che si trovano lì, che stanno facendo di tutto per portare in salvo gli animali, e quindi volevo proporvi questa cosa. Ovviamente esiste un altro tipo di adozione, l'adozione a distanza di bambini, che è una cosa secondo me estremamente importante e che però io potrò fare nel momento in cui avrò una stabilità economica un pochino più appunto certa. Quando avrò una stabilità economica, quindi in questo momento questo impegno non lo posso fare, però volevo consigliarvi di fare una donazione appunto a queste associazioni. Tramite il WWF voi potete fare delle donazioni, non per forza annuali, anche soltanto di una volta e mai più, a queste associazioni, e la cosa più carina è che potete farla a nome di qualcun altro se volete, e quindi secondo me può essere carina come idea regalo regalare a qualcuno la possibilità di fare questa donazione se sapete che è una persona che tiene particolarmente a questi argomenti, che tiene particolarmente a fare qualcosa di suo per gli altri, per l'ambiente, per la nostra terra. Quindi mi sembrava un'idea molto carina e ve la volevo consigliare. Un'altra cosa che mi sentivo di consigliarvi di poter regalare è una di queste. Queste qui sono delle tazze in bambù deliziose, che questa in particolar modo mi è stata portata da Monza, ma le trovate in tantissimi negozi bio e anche a Natura Sì, le trovate anche in alcune farmacie. E quindi per chi magari, se avete un amico a cui piacciono particolarmente le tazze, questa può essere una validissima alternativa. Questa in particolare si chiama Mandala Cup ed è biodegradabile con fibre naturali di bambù. E vi leggo brevemente cosa dice. Una scelta di consumo consapevole può fare la differenza. Ogni volta usiamo la Mandala Cup di Arboristeria Malgentina, scegliamo di contribuire alla salvaguardia del pianeta e di contrastare questo inutile spreco riducendo i rifiuti quotidiani. Perché circa ogni anno vengono gettate oltre 10-100 miliardi di tazze usa e getta, e questo è un problema che ha un enorme impatto ambientale, ma adesso si può fare qualcosa. Sì, perché qui non lo avete perché io ce l'ho di là a lavare, ma c'è anche il tappo. Vi faccio vedere un po' le loro filati, sono adorabili, le trovate veramente di tanti tipi diversi. E nulla, insomma, mi sembra un'idea bellissima, anche perché sono favolose perché isolano il calore e lo trattengono, soprattutto quando mettiamo il cap sopra, quindi il tappino. Le trovo stupende, oltre che molto molto belle. Io questa è la mia, la uso tutti i giorni, io l'ho rimessa nella confezione perché l'avevo conservata, ma la uso veramente tutti i giorni. Bene, questo qui era il mio primo video sui consigli di regali di Natale, perché io ancora non ho fatto un giro per i negozi, quindi questi sono i regali che io un po' ho chiesto, un po' ho regalato, un po' ho fatto
prima di andare a fare il giro finale per gli ultimi regali, e spero che vi sia appunto potuto interessare. Ovviamente, prima di ogni altra cosa, mi raccomando, consapevolezza, cioè cercate di non di fare in ogni acquisto che fate un pensiero a perché lo state acquistando, se è una cosa che vale veramente la pena spendere soldi, se è una cosa che può piacere, e non, insomma, io penso sempre che non ci sia bisogno di spendere chissà quanto, si può fare un bel regalo anche veramente con poco e niente. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video.